Allora, John Borno, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Ve l'avevo promesso e quindi ve l'ho portato. Vi ho portato il post partita del Milan. Andiamo per gradi. È un Milan che alla fine me lo sono rivisto perché ero a registrare gli ultimi secondi perché il Milan è finito poco dopo la Roma. Riacciuffa l'Udinese con un rigore netto, regà. Ora, io sento la gente che dice sempre, mi dà anche abbastanza fastidio, è mai impossibile che per noi ce ne so 3, per loro 15, per noi 8 e per loro 22 rigori, com'è possibile? Capite se c'è capite che c'è qualcosa che non va? Allora, innanzitutto io sono sincero, nel senso, io da romanista, ve lo dico chiaramente, se il Milan avesse perso sarei stato più contento, perché comunque sono romanista e quindi è normale che io speri quello. Però, raga, se una cosa è vera, è vera. Il calcio di rigore per il Milan oggi è nettissimo, è gigantesco. Perché se Strikker Larsen, come minchia si chiama, giocatore danese, fa una cappella gigantesca, lì c'è poco da fare. Quella è un'ingenuità clamorosa, degna di Moira Orfei. E lì la cazzata la sta facendo il giocatore dell'Udinese. Cosa deve fare l'arbitro? Non deve fischiare il calcio di rigore perché gliene ha già dati già troppi. Io capisco poi i tifosi del Milan come la pensano, perché poi è una cosa che è successa anche a me l'anno di Perotti, in cui segnava sempre su rigore e perché ci davano 2000 rigori. La gente diceva, siete dei ladri, tu sempre rigori, ogni partita rigorino. Regà, se il rigore c'è, il rigore si dà. Se il Milan gioca tanto dentro l'area, il rigore si dà. Oggi anche molto, anzi oggi molto fortunati, perché quella partita secondo me ormai era persa. Senza la cazzata del difensore dell'Udinese la partita era persa. Ok? Però se il rigore c'è, il rigore si dà. Allora vi domando, no? Vi domando giusto per curiosità. Visto che dite che sono troppi 14, 15 rigori per il Milan e 3 per le altre, però scusatemi, no? Allora com'è possibile che il Milan ha preso 13 pali, 3 pali attraverso e le altre una, due? Cioè, ritorniamo sempre su. Allora c'è una macumba che vieta il Milan di segnare perché continua a prendere pali attraverso. Capite che non sta in piedi, ragazzi? Capite che la situazione non regge, la situazione non sta in piedi. E secondo me questa è una cosa che prima capite. E prima state meglio, per me, perché regà, questo è, e questo a mio modo di vedere, è piuttosto lampante. Detto ciò, oggi il Milan fa una partita brutta, 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 io me la sono vista con doppio schermo, Milan e Roma, ovviamente. Ho guardato la Roma perché sono tifoso della Roma, ho guardato anche il Milan perché questo è il mio lavoro e quindi è giusto che io guardi il Milan, e poi perché amo il calcio, e poi perché spero di sorpassare il Milan. Che mi risulta abbastanza difficile, era impossibile qualche settimana fa, adesso ne parlo come abbastanza difficile. Però devo dire, insomma, che stai là e che quindi fino a che stai là ci puoi provare. Detto questo, oggi il Milan fa una partita brutta. E quando dico brutta intendo proprio brutta, né? Milan che soffre tanto la mancanza di Zlatan Ibrahimovic, ma tanto. Io non credo mai nella vita che Ibrahimovic abbia finto il suo infortunio perché è andato a Sanremo. È una cazzata, regà, mettetevelo in testa, è una cazzata. Ma anche perché. Pensateci un secondo, no? Ma, cioè, secondo voi Ibra fa finta di andare, di farsi male per andare a Sanremo e poi saltano altre 14 partite? Cioè, no, 14 per modo di dire è un'esagerazione. 3, 4, 5, sono tipo altre 3 oltre quelle che dovrebbe già saltare nella settimana di Sanremo. Regà, è una cazzata. Ibra ormai lo conoscete. Ibra, soprattutto uomo di Raiola che non ha peli sulla lingua, non ha bisogno di dirvi cazzate, potrebbe tranquillamente dirvi no. Guardate, va a Sanremo perché sono cazzi suoi. Vuole andare a Sanremo e se vuole andare a Sanremo ci va, punto e basta. Quindi non credete a ste stronzate, Ibra non è quel tipo di giocatore. Tra l'altro oggi Ibra non c'è a Sanremo, da quello che ho capito, perché appunto era con il Milan, quindi nel senso, cioè, era tra mille virgolette con il Milan, quindi per favore non credete a ste vaccate di cui si è parlato e straparlato negli ultimi giorni, perché sono vaccate. Detto questo, al Milan non solo manca Zlatan Ibrahimovic, la figura di Zlatan Ibrahimovic, ma manca proprio la figura. Cioè, io credo che oggi il Milan, con un Mandzukic in più, probabilmente avrebbe fatto meglio, avrebbe avuto la punta di riferimento, avrebbe avuto il giocatore di riferimento, cosa che è mancata estremamente oggi al Milan, che con l'attaccante leggero fatica da morire e nel primo tempo non è che faccia granché, sinceramente. Anzi, il primo tempo è stato particolarmente brutto. Io vi dico la verità, forse li ho visti distratti, ma tra Roma Fiorentina e Udinese Milan nel primo tempo, anzi Milan Udinese, non so cosa mi abbia annoiato di più. L'Udinese ce l'ha qualche occasione in generale nella partita, qualche errore in appoggio da parte di giocatori del Milan, e poi segna Rodrigo Becao. Allora, al di là delle marcature, perché io
penso sempre, questo è proprio il mio pensiero fisso, se tu prendi gol da calcio d'angolo di testa vuol dire che hai sbagliato la marcatura, a meno che non hai preso contro Ronaldo che è saltato 100 metri, delle volte puoi anche sbagliare la marcatura contro Ronaldo, questo deve essere chiaro, però a meno che non hai preso gol contro lui che è saltato 100 metri, dici vabbè 100 metri è saltato, in questo caso hai preso gol contro Becao, tu Becao meravigliavo, ce l'hai un pochino come dolore interno, ogni volta il Milan incontra Becao li purga. Leggevo un dato statistico, diceva che Becao aveva fatto 3 gol in carriera, uno al Bahia quando giocava in Brasile e 2 contro il Milan con la maglia dell'Udinese, tra cui uno proprio al debutto in Serie A con la maglia dell'Udinese, alla prima di Giampaolo, ufficiale sulla panchina del Milan. Quindi capite bene ragazzi miei che Becao quando vede rossonero è come in Toro, non ci capisce più niente e vuole buttarla dentro. Detto ciò, nel secondo tempo, al di là poi del gol, il Milan secondo me è migliorato, almeno a livello di costruzione. È comunque un Milan molto molto a rilento nelle idee, molto poco confuso, molto poco è figo, confuso, che non riesce appunto a capire da che parte vuole impostare il proprio gioco e oggi secondo me la mancanza del centravanti, come ho detto poco fa, si è visto. Devo dire che c'è stato un plus probabilmente da quando è uscito Tonali a quando è entrato Meite, che comunque subito ha avuto un'occasione, poi secondo me non ha giocato malissimo Meite sinceramente, anzi, e poi però c'è il gol del Milan, il calcio di rigore. Io vi ripeto, poi così ho aperto e così chiudo, vi ripeto ragazzi, oggi tira rigore che sì, rigore impassibile che sì, rigori non li sbaglia mai, manco per sbaglio, ma ovviamente lo conosciamo che sì, è un giocatore che sta dal dischetto, fa 0 errori, però dall'altra parte vi dico comunque che il rigore è netto. Io vado a battere sempre su quella cosa là, sì, oggettivamente, quando ho letto il rigore mio ho detto che palle, cioè ero lì, ho detto cazzo gli rubo 3 punti, invece gli ho rubati 2. Però raga, ma che cosa dobbiamo fare? Se un rigore c'è, io ribatto sempre, ma se un rigore c'è, ma perché rigore non dobbiamo darlo se un rigore c'è? È quello sempre che ribatto io, è quello. Detto questo, prendiamo anche gli altri risultati rapidamente. Il derby della Lanterna finisce 1-1, sinceramente super prevedibile, non avrei mai pensato che potesse finire con la vittoria di uno o dell'altra, vi dico la sincera verità. L'Atalanta vince, stravince 5-1 col Crotone, quando l'Atalanta ha preso gol, Simi ha fatto il cucchiaio, a parte mi sembrava Cristiano Ronaldo e dubito che si possa lasciare Simi fuori, delle volte l'hanno lasciato fuori, spero per dei problemi fisici, ma non se ne parlava, quindi penso di no. Simi è un giocatore che non puoi lasciare fuori, anche se è scoordinato come la merda, è un giocatore secondo me che non puoi lasciare fuori. Però l'Atalanta è troppo forte, senza Duvan Zapata l'Atalanta è comunque troppo forte, sì ha giocato quei 20 minuti di Duvan Zapata, ma l'Atalanta è troppo forte. Al tabellino ve li leggo perché sennò non me li ricordo: Gosens, Palomino, Muriel, Ilicic e Miranchuk, addirittura va a segnare Miranchuk, l'Atalanta distrugge il Crotone, il Verona vince 0-3 a Benevento, Faraoni, autogol di Foulon, addirittura segna Kevin Lasagna, io penso che Kevin Lasagna questa data se la segna con il rosso sul calendario. Infine la vittoria importantissima del Cagliari, tra l'altro da calcio d'angolo l'ho visto, intravisto, gol di Rugani, ed è una vittoria importantissima, ma importantissima per dire importantissima. Detto questo, classifica, quindi Inter a 56, Milan a 53, Juve a 49, Atalanta a 49, Roma a 47. Ora la Roma dista ancora un bel po' dal Milan in realtà, che è secondo in classifica. Guardo il Milan per prendere le altre, per questo, quindi la Roma dista 6 punti, però dista 2 punti dall'Atalanta, 2 punti dalla Juventus. Vediamo che dobbiamo fare, raga. Vediamo che dobbiamo fare. Il Napoli, meno male che oggi ha pareggiato, all'ultimo lo lasciamo a meno 3, siamo un pochino più tranquilli. Iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi piace, vi ringrazio per aver visto questo video. Forza Roma, boccia l'allarme come sempre, ci vediamo al prossimo video, ciao raga.